telespettatori, buonasera. Siamo ancora al centro, diciamo, di una situazione di emergenza nel nostro paese, che è quella del terremoto nelle zone dell'Italia centrale. Sapete tutti che andiamo incontro a una stagione estremamente difficile. Le popolazioni hanno quasi crisi di nervi perché le scosse di terremoto si susseguono continuamente. Quindi un problema, diciamo, non semplicemente locale, ma un problema anche nazionale, perché bisognerà ricostruire decine e decine di case, chiese, campanili, tutto il nostro patrimonio artistico che connota la bellezza di quelle aree. Ecco, quindi terremoto. Ma noi siamo in Irpinia a pochi giorni, diciamo, da una commemorazione. 36 anni dal dannato 23 novembre del 1980, quando il cratere, diciamo, delle nostre zone esplose in una maniera devastante. Letizia, se non si muove questo comparto, non c'è ripresa nel nostro paese e non c'è ripresa nemmeno nella nostra provincia. A dirigere l'associazione costruttori, l'ANCE, che è notissima come sigla, c'è l'ingegnere Cognamiglio, che è qui nei nostri studi, che io ringrazio di essere Buonasera, venuto, di aver grazie. accettato il nostro invito, e con lui vogliamo fare, come dire, una carrellata su tutta quanta la situazione. Ecco, partiamo da un dato, ingegnere, che è questo. La Regione Campania ultimamente ha varato un progetto, diciamo, un piano di prevenzione del terremoto. E questo piano di prevenzione poggia, mi pare, su 25 milioni di euro, qualche cosa di destinato a studi, destinato a zonazione e via di seguito. A chi andranno destinati questi fondi? È precisa la cifra che ho dato io? Come si muove la regione? Allora, diciamo, la partenza di questo bando la dobbiamo far risalire a una legge che è stata emanata subito dopo il terremoto dell'Aquila, è la legge 77 del 2009. Questa legge istituisce il fondo per la prevenzione nei Bene. confronti del rischio sismico e la ripartizione di quei fondi, per questa ripartizione che è stata fatta, sul territorio nazionale sono circa 190 milioni di euro. Per la Regione Campania sono circa 26 milioni e mezzo, su tre linee di finanziamento. La prima riguarda le indagini per la microzonazione del rischio sismico, perché sappiamo che c'è una zonizzazione, però vanno individuati per microzone i rischi, perché sono differenziati, e quindi andare più in una definizione di maggiore dettaglio di quello che è il rischio sismico zona per zona. La seconda linea di finanziamento invece riguarda diciamo, il rinforzamento, l'adeguamento sismico, ma anche l'abbattimento e la ricostruzione per gli edifici che hanno valore strategico nei casi di emergenza. Sono quegli edifici pubblici che sono indicati nei piani di emergenza della Protezione Civile, che quindi che in caso di terremoto hanno un valore di tipo strategico. E sono per esempio le scuole, gli ospedali, che non sono ancora a norma dal punto di vista della resistenza al sisma, e ce ne sono, sappiamo, tante sul territorio provinciale come regionale. E la terza linea invece di finanziamento riguarda gli edifici privati e prevede, gradualizzando i tipi di intervento a seconda di quello che si intenda fare, un finanziamento che può arrivare a un massimo di 200 euro a metro quadrato di superficie complessiva per l'abbattimento e la ricostruzione. Quindi queste sono le tre linee di finanziamento. Chiaramente sono fondi
complessivamente insufficienti per quello che c'è da fare, però è un avvio a ragionare in termini di prevenzione, cioè di cominciare a mettere mano sul patrimonio edilizio che non resiste al sisma, questo sia per il pubblico Bene, che per il ci privato. fermiamo qui per un momento. Senta, ingegnere, nel momento in cui la regione, diciamo, varava questo piano che lei ha così bene illustrato, sorprendeva un'altra notizia su un altro versante, e cioè quello che praticamente sempre alla regione erano stati destinati dal Ministero dei Trasporti 17 milioni e 500 mila euro per completamento della ricostruzione. Quindi siamo ancora al completamento della ricostruzione. Quindi su un versante la prevenzione e su un altro versante ancora la coda del sisma Sì. dell'80. Non le sembra un po' paradossale questa situazione? È finito il terremoto dalle nostre parti o ancora ci siamo dentro dal punto di vista ricostruttivo? C'è ancora una coda di condomini, di fabbricati privati, ma anche di opere pubbliche della 219-81 da Sì. completare. E quindi è proprio questo finanziamento è per la chiusura e il completamento di quei. Diciamo di questi lavori ritardati per motivi più svariati. Quindi sì, a 36 anni dal sisma c'è ancora qualcosa da completare. A me è incuriosito anche un'altra notizia riferita sempre al sisma dell'80, l'ho letta nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, ed è il fatto che l'accisa che hanno messo all'epoca sulla benzina, pari a 75 lire litro, ha portato praticamente un vantaggio e non un costo per lo Stato del sisma dell'80, nel senso che hanno incassato circa 87 miliardi di euro attualizzati, mentre ne è costato 57-58 il sisma dell'Irpinia. Quindi sostanzialmente Attraverso le accise sulla attraverso le accise, perché benzina, che sono ancora paghiamo ancora. vigenti. E quindi sostanzialmente anche quando ci rimproverano che per il sisma dell'Irpinia sono stati fatti degli sprechi e che lo Stato ha visto aumentare il proprio debito pubblico per effetto anche delle spese del terremoto dell'Irpinia negli anni 80, perché sappiamo che negli anni 80 è aumentato il debito pubblico nazionale, è un'accusa infondata perché di fatto lo Stato ci ha guadagnato e continua a guadagnarci oggi. Ho capito. Senta un'altra cosa, ingegnere. È vero che nella nostra provincia, per le case costruite dopo l'80, dopo il terremoto, dopo questo spartiacque, diciamo, della storia della nostra terra, non ci sono ancora piani antisismici? Si riferisce al patrimonio edilizio privato in generale? Per la casa. Allora, consideriamo che da dopo l'81, e quindi dalle nuove norme che tengono conto di Avellino come zona sismica di Sì. adeguata categoria, cioè proporzionata al sisma che si è verificato nell'80, tutto quello che è edificato da fine 81 ad oggi è tutto sicuro dal punto di vista della resistenza al sisma. Il problema si pone per gli edifici edificati in precedenza e c'è una fascia in particolare di rischio elevato, che è la fascia che riguarda i fabbricati costruiti fino al 1974, perché a quella data si fa risalire la prima normativa Sì. antisismica. Poiché questi fabbricati sono vecchi e i materiali con cui sono stati costruiti hanno subito un processo di invecchiamento, non sono calcolati per resistere alle forze orizzontali, che sappiamo essere per schematizzazione le forze del sisma, e quindi vanno analizzati e verificati per sapere se possono essere migliorati come resistenza e quindi ancora possano essere sicuri, o se invece vada preso un provvedimento più drastico di abbattimento e ricostruzione. Senta, voi come ANCE avete lanciato una specie di appello per scongiurare eventuali tragedie, diciamo così.
Ecco, come è stato accolto questo vostro appello? Come La, hanno la, risposto la, in altri collabor la comuni? collaborazione tra il Centro Studi Nazionale di ANCE e ANCE Nazionale in genere e i vari governi è sempre stata diretta e diciamo, recepita come concreta e qualificata. Sull'argomento specifico è stato sottolineato l'importanza di diffondere la consapevolezza del rischio dall'associazione che rappresento. Quindi, innanzitutto, consapevolezza del rischio delle persone che vivono in questi fabbricati di cui dicevamo Sì. prima. Poi è stata richiesta anche che fosse introdotto un obbligo oppure che si sensibilizzasse moltissimo l'importanza della diagnosi su Sì. questi fabbricati costruiti diciamo, senza le norme sismiche, senza diciamo, che si fosse considerata la resistenza al sisma. Ed è importantissima la diagnosi. Perché solo dopo una diagnosi fatta con metodo, con rigore scientifico e da professionisti esperti si può decidere se quel fabbricato è sicuro o non lo è. Bisogna far capire alla popolazione che abitare in un fabbricato non concepito per resistere al sisma, in una zona dove è normale che si verifichino altri terremoti, perché i tempi di ritorno sono superati. E quindi anche solo come semplice fatto statistico, noi dobbiamo attendercelo un nuovo evento forte, perché siamo in zona 2, parlo di Avellino, Ariano credo sia la stessa cosa. Zona 2 significa terremoti forti attesi, non fortissimi che sono la zona 1, ma forti sì. E quindi magnitudo paragonabili a quelle del terremoto dell'Irpinia. Senta, ingegnere, facendo la disamina della situazione in Irpinia, lei ha dichiarato che molti edifici pubblici, specie ad Avellino, sono, diciamo, a norma, ma altri punti di riferimento per la protezione civile non lo sono. A che cosa allude Ci specificamente? sono per esempio degli edifici scolastici che sono stati costruiti prima del famoso 1980-1981 Sì. e quindi avere un edificio strategico che però non resiste in caso di terremoto, perché potrebbe non resistere in caso di terremoto, Certo. è un controsenso. E proprio per questo diciamo, salutiamo con favore e quindi è positiva l'iniziativa della legge del 2009 che adesso fa aprire questi bandi, per i quali ci saranno anche ulteriori ripartizioni, ulteriori finanziamenti. Perché finalmente si agisce sul campo della prevenzione, cioè si dice abbiamo gli edifici strategici, dobbiamo far sì che resistano, perché devono essere dei luoghi sicuri nella fase d'emergenza. Abbiamo Senta, visto. quali sono questi edifici pubblici a norma? La prefettura? Allora, nello specifico non so, la prefettura dovrebbe esserlo perché si è intervenuti sulla prefettura con un consolidamento importante delle murature con reti elettrosaldate dopo il terremoto e quindi dovrebbe esserlo anche se va visto specificamente. Tutte le scuole, per esempio, ricostruite dopo il terremoto, e ce ne sono diverse ad Avellino, sono sicure, così come è sicura la caserma dei vigili del fuoco che è stata costruita dopo, immagino anche la questura, insomma, l'edificato dall'81 in poi lo è certamente, perché è Sì, per resistente le al tempo. scuole stiamo Ce ne tranquilli, sono alcune sicure e alcune tipo la no. cocchia, per Per esempio, esempio, la cocchia è costruita negli anni, tra virgolette, pericolosi. Allora, per la cocchia va fatta una diagnosi precisa, scientifica, per capire che cosa funziona e che cosa no. ho capito. Sente un'altra cosa. Dopo una serie infinita di leggi, decreti che ci sono stati praticamente in materia, si è arrivati alla conclusione che nessuna area del nostro paese si sente sicura, nel senso che praticamente questo benedetto terremoto colpisce dappertutto. Ma lei ha dichiarato anche che il problema della sicurezza è un po' sottostimato nel nostro paese. È così?
Mi riferivo nel passaggio, diciamo, sulla carta stampata, di sicurezza nei confronti del sisma in modo Sì. particolare. Proprio perché, visto il tempo che è trascorso dall'80, è andato un po' nel dimenticatoio il rischio sisma. Adesso è ritornato d'attualità per i tragici eventi del centro Italia, e quindi sia quelli di agosto che le repliche forti degli ultimi giorni. Ed è importante che non ce lo dimentichiamo, perché tutta la dorsale appenninica è soggetta a questi movimenti delle zolle che causano questi movimenti delle faglie e quindi Sì. questi terremoti. Non dobbiamo dimenticare che ci sono solo nelle zone 1 e 2 5,2 milioni di edifici privati, 22 milioni di abitanti, cioè un terzo della popolazione italiana vive in zona sismica. Ma senta un'altra cosa. Il ministro delle infrastrutture ha praticamente emanato un decreto che ha approvato le nuove norme per Sì. quanto riguarda la tecnica, diciamo, delle costruzioni. Ecco, che cosa dicono in sostanza queste norme? E le volevo dire anche un'altra cosa. Per la ricostruzione, Renzo Piano, che è un architetto che lei conosce benissimo, ha proposto dei cantieri leggeri. Ecco, vuole spiegare un po' Allora, di che veniamo situazione si tratta? prima alle norme tecniche. Le norme tecniche vigenti sono le NTC 2008, prevedevano per l'adeguamento di un fabbricato esistente alle norme sismiche degli interventi molto pesanti, perché lo dovevano rendere pari al nuovo, quindi doveva avere i requisiti pari alla nuova costruzione. Quindi non si sono potuti fare perché molto onerosi gli interventi sull'esistente e di fatto se ne sono fatti Mi pochissimi. scusi se la interrompo, ma da quello che io sento nella nostra provincia, per praticamente tecniche ricostruttive, sono stati applicati dei criteri, diciamo, non molto idonei, nel senso che si dice che ve su vecchie costruzioni, le nostre case antiche, diciamo, tuffo, pietra, è stato, come dire, colato addosso una strati di cemento, per cui se si dovesse ripetere, il signore allontanando questo pericolo, una nuova scossa in Irpinia, moltissime delle case crollerebbero sotto il peso di questo tetto, di questo sudario di cemento. Per la verità non credo, perché gli interventi che si sono fatti sulla muratura hanno fatto sì che ai due lati, quello esterno e quello interno della muratura, fossero realizzati in opera delle paretine strutturali armate da reti retrosaldate e collegate da armature Sì. perpendicolari alle pareti, che quindi si sostituiscono alla resistenza della muratura e le rendono quelle strutture capaci di resistere. E oltretutto si sono sostituiti i vecchi tetti spingenti con dei tetti che non hanno la spinta sulle facciate. Quindi gli interventi sulla muratura sono da codice e sono stati fatti secondo i protocolli del dopo terremoto in Friuli. E quindi anche noi stessi come azienda siamo intervenuti dopo il 1980 sulla muratura, e questi interventi sono codificati e sono nei manuali. Interventi di risanamento sugli edifici invece in cemento armato e quindi intelaiati, travi e pilastri e tombagnature sono più complessi dal punto di vista, ma non è che non si possono fare, si possono fare anche quelli. Va valutato però, e questo perciò ci parlavamo prima delle norme tecniche, è importante questa nuova stesura delle norme tecniche che è in fase di ultimazione, perché i parametri progettuali per gli interventi sugli edifici esistenti vengono decurtati del 20% e quindi sono possibili
saranno finalmente possibili gli interventi sull'esistente che renderanno efficace la resistenza della struttura a un nuovo terremoto. Che significa resistenza della struttura? Renderla sicura perché consentire alle persone di uscire con un esodo ordinato, cioè non deve crollare rovinosamente su se stessa, ma deve mantenere la sua forma, anche se con qualche fessurazione, e consentire agli occupanti di mettersi in salvo. Quindi vi soddisfano Sì, queste è norme una linea tecniche. sicuramente da condividere. Bene, senti, mi tolgo una curiosità. Ad Amatrice, nelle zone colpite dal terremoto dell'Italia centrale, si sta facendo tanto riferimento alle casette in legno che dovrebbero venire dal Friuli e via di seguito. Che cosa sono esattamente questi manufatti? Sono degli alloggi temporanei che il Friuli ha una vecchia tradizione nelle costruzioni in legno. E adesso, da quando c'è la tecnica degli isolatori alla base, sono anche antisismiche perché la costruzione in legno in sé non ha una resistenza spiccata alle forze orizzontali perché gli accoppiamenti dei pilastri e degli orizzontamenti della struttura in legno non sono tali da resistere alle sollecitazioni. Però poggiate queste casette in legno su delle piastre staccate dal suolo con gli isolatori, non avvertono proprio il sisma, perché è come se il terremoto lo bloccassero a livello di fondazione. E quindi l'abbinamento della tecnica degli isolatori, le casette in legno, che sono ottime dal punto di vista dell'isolamento termico, della leggerezza della struttura, c'è anche un notevole comfort abitativo nelle strutture in legno. Non a caso le usano anche in alta montagna. Ma è un'acquisizione tecnica di poco tempo fa, perché in Irpinia non c'erano No, queste casette. diciamo che non c'è nella nostra tradizione, però come sistemazione provvisoria è sicuramente un'ottima Ho sistemazione. capito. Sente un'altra cosa. Lei in un'intervista alla quale faccio riferimento ha detto che è in pratica, mi corregga se sbaglio, è in pratica impossibile rendere tutti gli edifici antisismici. Allora, praticamente possono esserci degli interventi che impediscono agli stabili di crollare e di dare possibilità alla gente di raggiungere rifugi o via di seguito. Ecco, di che cosa si tratta in concreto di questi interventi che potrebbero essere fatti? Per esempio dei placcaggi di travi e pilastri dei primi livelli con le fibre di carbonio e con dei getti di calcestruzzo su un'armatura in fibre di carbonio, rinforzando sia la parte della fondazione che i primi impalcati, cioè i primi piani, per esempio il piano terra e il primo piano, si riesce a dare una resistenza alla struttura che consente di avere la sicurezza per gli occupanti. Questo però dipende anche dalla geometria dell'immobile, perciò va valutato con una diagnosi attenta da uno strutturista specialista. Perché qualora invece non si potesse intervenire in tal senso, l'unica soluzione che resta è quella di puntare sull'abbattimento e della ricostruzione con i canoni della tecnica attuale, che sono chiaramente molto più evoluti rispetto e danno una resistenza del manufatto edilizio completamente diversa. Nel senso che non si danneggia quando viene il sisma, cioè è riutilizzabile subito, specialmente con la tecnica degli isolatori alla base, non si hanno neanche le fessurazioni nelle tompagnature, nelle tramezzature. Quindi non bisogna poi mettere soldi per renderlo di nuovo funzionale. Senta, qual è lo stato del patrimonio edilizio in Irpinia? Che giudizio dà lei dopo tanti interventi che ci sono stati? L'Irpinia, mediamente, rispetto al patrimonio nazionale, nel quale circa il 70% dei fabbricati non ha una resistenza al sisma, in Irpinia siamo messi meglio per effetto della ricostruzione post-1980, perché tutti gli interventi con la 219 hanno portato sia sulle opere pubbliche che sul patrimonio privato. Basti pensare, dando uno sguardo alla città di Avellino, quanta parte della città è ricostruita con la 219. Immagino a Ariano sia la stessa cosa. In provincia comunque è molto diffusa, sono stati ricostruiti interi paesi. E quindi
Questa percentuale, che su base nazionale è circa il 70 degli edifici da verificare, da sottoporre a diagnosi, ad Avellino invece è solo del 50%, perché c'è stata una consistente ricostruzione dopo l'80. Quindi siamo messi meglio di altre parti del territorio da questo punto di vista. Ce l'ha questo dato oppure è da verificare? Quanto è costata la ricostruzione in Irpino? E il dato lordo era proprio quei 56 mi miliardi attualizzati, Bene, qualcosa del genere. sento un'altra cosa. Quando c'è stato, diciamo, il terremoto in Irpinia, sono crollati, oltre che case, anche, diciamo, degli edifici estremamente importanti, Sant'Angelo Bar Certo. è caduto l'ospedale, via di seguito. Siete stati tirati in ballo un po' tutti. E poi, specialmente quando si è cominciato a parlare di Irpinia Ghetto, via dicendo. Si sono accusati i costruttori, sono stati accusati i geometri, sono stati accusati gli ingegneri, e via dicendo. Cioè tutto il comparto edilizio è andato sotto processo. È ingiusta l'accusa, secondo lei? Diciamo che Oppure c'era qualche fondamento? le accuse, io all'università ho studiato, il professore di strutture, il professore Pagano, che è stato proprio uno dei relatori delle perizie contro i progettisti nel terremoto a Sant'Angelo dei Lombardi nell'Irpinia. E lui sosteneva che ci fosse una cattiva realizzazione a livello dei nodi tra pilastri e travi di primo impalcato, nel senso che aveva riscontrato che non ci fossero delle staffature che rispettassero la norma. Però poi di fatto queste accuse non hanno avuto seguito perché è stata rilevata un'accelerazione al suolo in questi punti tipo Sant'Angelo dei Lombardi, Teura, talmente superiore alle norme per cui erano calcolate quelle strutture, che sono stati poi alla fine tutti prosciolti, perché l'evento era talmente più forte di quello per cui dovevano essere calcolati gli edifici, per quanto mi risulta non ci sono state condanne. Diciamo, sia per progettisti che per costruttori. Di fatto, gli edifici che io ho visto crollati, perché io mi ricordo da ragazzo ho fatto un sopralluogo con mio padre nelle zone, nei giorni dopo il terremoto, proprio con il Collegio Costruttori, si chiamava allora l'Associazione Costruttori, quindi organizzammo proprio un tour sia per dare una mano che per renderci conto di quello che era successo. E ho visto che gli edifici crollati avevano per esempio all'interno delle strutture dei pilastri ancora il ferro liscio, non quello ad aderenza migliorata, che ha delle caratteristiche di resistenza molto più basse rispetto ai materiali che si utilizzano adesso e che poi sono diventati obbligatori dopo il 74, a cui facevamo riferimento prima. Quindi c'era anche una fragilità legata all'epoca di costruzione di quello che è venuto giù, oltre all'evento particolarmente forte. Senta, le volevo fare questa domanda. Abbiamo visto la ricostruzione in Irpinia quanto è costata, ci siamo occupati sia pure fugacemente, ma abbiamo precisato alcune cose dell'Irpinia Ghetto. Io volevo fare adesso una domanda sulla situazione attuale. Si è ripreso il settore edilizio oppure la crisi praticamente permane? Io ho fatto riferimento nell'introduzione, ho detto se non parte questo motore, non parte la ripresa né in Pina né nel nostro paese. Come sta la situazione attualmente? Dice benissimo sottolineando l'importanza del settore sulla ripresa, perché l'edilizia ha da sola, è l'unico settore che ha la capacità di moltiplicare gli investimenti come ritorno sull'economia. Ricordo che 1 milione di euro investito in opere edili ha un ritorno di 3,5 milioni sul tessuto economico per effetto dell'indotto, che dal cantiere diparte in 80 settori diversi connessi con la produzione del cantiere edile. Quindi è un settore importantissimo e strategico in Italia in generale e nel Mezzogiorno.
in particolare. Purtroppo, tranne la tenuta nel comparto delle ristrutturazioni e riqualificazioni, per il quale ci sarà sicuramente un rilancio con le nuove introduzioni governative, per esempio che riguardano il sisma bonus che sarà introdotto all'interno della legge di bilancio in imminente approvazione. Per il resto, però, complessivamente i numeri sono in calo, i numeri degli occupati. Ricordiamo che dal 2008 oggi, tra occupati diretti e indotto, si sfiorano le 800.000 unità che hanno perso lavoro nel settore. Circa 100.000 imprese hanno iniziato la liquidazione o hanno chiuso o sono fallite e quindi c'è stato un ulteriore calo degli occupati del 4,9% nell'ultimo esercizio. Il 2017 sostanzialmente sarà il decimo anno di una crisi che sta stremando il settore. Quindi lei prevede che anche il 17 sarà, Sì, insomma. perché solo verso la fine del 2017 si potrà rivedere, si potrà diciamo, beneficiare degli effetti positivi del nuovo trend del governo sulla prevenzione sismica e anche sarà finalmente in regime il codice degli appalti e saranno attive le nuove agende dei finanziamenti europei che consentiranno di respirare nuovamente. Senta, ingegnere. Noi abbiamo tenuto la nostra conversazione, diciamo, ad un livello abbastanza alto, ma mi punge una curiosità ed è questa che si riferisce specificamente alla città di Avellino. Sì. Quando si parla di crisi ad Avellino che si prolunga da tanto tempo e via di seguito, il sindaco è stato suo predecessore, forse, No, è no? stato direttore di Direttore, sì, direttore. Diciamo che così gli avversari dell'amministrazione comunale fanno l'accusa che praticamente la crisi amministrativa che c'è da alcuni mesi dipende da una serie di interessi di partito, e questo lo sappiamo, ma dipende anche da interessi privati e l'accusa sempre palazzinari, palazzinari di Avellino, via dicendo. Chi sono i palazzinari di Avellino? Non ci sono più, sono estinti i palazzinari, nel senso che mi spiego meglio, è una battuta per dire che certo c'è questo schema che è un luogo comune che è duro a morire dei palazzinari, ma di fatto si va proprio nella direzione opposta, perché si va verso una direzione di razionalizzare il consumo del suolo. E anche il PUC di Avellino, che è in fase di aggiornamento e revisione, prevederà questo, prevederà di razionalizzare l'occupazione di nuovo suolo a vantaggio di operazioni di riqualificazione del suolo esistente. Questo in linea con quello che ci dice l'Europa, bisognerà arrivare nel 2050 a un consumo zero di suolo. E questo per un fatto molto semplice, perché riducendo il suolo agricolo non avremo di che mangiare se continuiamo ad occupare con manufatti il suolo che serve invece per la produzione alimentare. Ho Quindi capito. la Bene. tendenza è proprio contraria. Giusto l'argomento. Che cosa, ultima domanda, si sentirebbe proprio dall'alto della sua esperienza di consigliare alle imprese edili che dovranno intervenire in centro Italia? Ecco, per ricostruire un po' case, chiese, borghi di cui abbiamo parlato, che consiglio darei? Bisogna ristrutturare e innovare, cioè avere delle tecniche attuali che però considerino che l'intervento prevalente sarà quello della ristrutturazione, quindi la specializzazione in questo campo con tecniche innovative. Quindi lei dice con due R, ricostruire Ristrutturare e e ristrutturare. innovare, cioè con l'innovazione, quindi specializzarsi in tecniche, anche perché il sisma del centro Italia ha interessato dei borghi che saranno
laddove ci sarà la necessità di ricostruire, saranno come era dov'era, quindi con ripristinando tutto quello che era lo skyline precedente e quella che era diciamo, i prospetti dei borghi come erano prima, perché quella è una ricchezza che ha l'Italia, la bellezza dei borghi, e quindi necessariamente bisognerà, laddove è possibile ristrutturare, farlo, laddove bisognerà ricostruire, farlo in modo da restituire tutto quello che era come prima, insomma. Chiudo su un interrogativo. Ce la faremo? Ce la faremo per forza. Il È fiducioso. costruttore non si arrende mai. È Ma fiducioso. no, 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 nessun italiano deve arrendersi. Chiaramente sono tragedie, noi irpini sappiamo benissimo che cosa si prova diciamo, a subire un evento così, così drammatico. Però bisogna rimboccarsi le maniche e dobbiamo tenere presente che nella nostra vita ci saranno sempre eventi di questo tipo e quindi dobbiamo essere pronti, come lo sono in altre parti del pianeta, e penso al Giappone piuttosto che a Los Angeles, dobbiamo avere delle strutture adeguate a ripartire subito dopo ogni sisma, quindi resistenti, flessibili, duttili, capaci di resistere a questi eventi, con i Bene. quali dobbiamo convivere necessariamente. Ringraziamo l'ingegnere Scognamiglio per il contributo che ci ha dato. Avete sentito qual è il pensiero, diciamo, dei costruttori irpini. Noi una parte del cammino lo abbiamo già fatto, però stare attenti, potenziare le strutture. E soprattutto un appello generale, diciamo, al paese, rimboccarsi le maniche ed andare avanti. Grazie per l'ascolto, grazie al regista Raffaele Perillo, a voi tutti, buonasera.